Bene, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per il nostro torneo della disputa, per i turni preliminari che sono previsti. Oggi, tra virgolette, a malincuore per me, che sono il referente di Milano, si incontrano due squadre milanesi, quindi purtroppo dovrò perdere uno dei miei adepti nella sfida che oggi vedrà di fronte l'Istituto dei Salesiani contro il Liceo Leonardo. I ragazzi sono già preparati e pronti per la disputa. Prima di iniziare la disputa, però, vorrei che le squadre si presentassero, quindi do la parola all'Istituto dei Salesiani per la presentazione e per la loro indicazione del loro motto e per la pronuncia della formula di rito. Buongiorno a tutti, noi siamo i ragazzi della squadra dell'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio di Milano. Siamo ragazzi di quarta liceo scientifico. La nostra squadra si chiama appunto i Peripatetici e il nostro motto è Estote Parati. Quindi siate pronti e speriamo anche noi di essere pronti. Vi chiedo di leggere la formula. Consapevole della responsabilità morale, sociale e giuridica connessa all'esercizio della parola, sicuro della forza dell'eloquenza, che deve essere unita all'onestà e alla saggezza, mi impegno a disputare con lealtà, onore, diligenza e competenza, attraverso la forza dell'ethos, del logos e del pathos, e nel pieno rispetto del pensiero altrui. Grazie. Diamo ora la parola al liceo Leonardo che si presenterà la propria squadra, indicherà il loro motto e anche essi stessi leggeranno la formula d'impegno della disputa. Prego. Buonasera, noi siamo i ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano. Facciamo parte della squadra di Gnia Verba e come motto abbiamo scelto la frase di Cartesio: non c'è nulla interamente in nostro potere se non i nostri pensieri. Grazie. Leggi la formula d'impegno. Consapevole della responsabilità morale, sociale e giuridica connessa all'esercizio delle parole, sicuro della forza dell'eloquenza che deve essere unita all'onestà e alla saggezza, mi impegno a disputare con lealtà, onore, diligenza e competenza, attraverso la forza dell'ethos, del logos e del pathos, nel pieno rispetto del pensiero altrui. Grazie mille anche a te, anche a voi, anzi. Allora, come a tutti ben noto, ma chiaramente per le regole della disputa, leggerò la frase che formerà oggetto della nostra disputa con la quale le due squadre duelleranno. La frase chiaramente Beccaria è: non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Se siete pronti, possiamo dare inizio alla disputa. Faccio un grosso in bocca al lupo alle mie due squadre, dico le mie, perché se fossero mie, perché alla fine purtroppo è una delle mie, se dovrà andare, ma ho la lacrimuccia al pensiero, però comunque inizi la disputa e do la parola per l'esordio alla squadra, ovviamente, dei peripatetici. Prego, ne avete facoltà. Buongiorno. Allora, non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Questa è la frase che Beccaria ha detto nel 1764. Questa frase parla proprio di noi esseri umani, e sembra dire una verità facilmente condivisibile, secondo noi, soprattutto in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Però questa quasi ovvietà di questa frase, come ci insegna Heidegger, è nemica, diciamo, della verità, quindi è necessario eseguire abbiamo ritenuto necessario eseguire una riflessione che non dia nulla per scontato. Quindi esaminiamo la frase. Questa frase ruota attorno a tre termini principali: leggi, persona e cosa, a dire che le leggi non devono permettere che le persone diventino cose. Il cuore però della questione in realtà sta in un quarto termine, il termine libertà. A differenza di tutti gli altri esseri, gli uomini, come dice Pico della Mirandola, non hanno un posto determinato né un aspetto proprio. Invece la loro natura più propria, potremmo dire paradossalmente, è il non avere una natura propria. Siamo gli unici esseri indeterminati. Qual è il problema dietro a questa indeterminatezza? Il fatto che questa si porta dietro un'inquietudine. Inquietudine nel senso che non siamo mai fermi, mai chiusi, non siamo chiudibili in un concetto che non si modifica con il tempo. Quindi noi non siamo una cosa, un compito, siamo, potremmo dire, un divenire.
Il nostro avere da essere, cioè questa nostra possibilità di cambiare nel tempo, però non è mai da solo, è sempre accompagnato da un con essere, cioè noi non esistiamo da soli, noi viviamo in una comunità, in una società, e quindi il nostro da essere è sempre, i nostri progetti sempre sono, influiscono, diciamo, su quelli degli altri, e quelli degli altri influiscono sui nostri. Quindi l'effetto delle nostre azioni è un risultato di come si combina con quello degli altri. Dietro all'ovvietà apparente del concetto di persona si nasconde quindi un dramma. Da cosa è dato questo dramma? Dal rapporto originario con l'altro. Perché allora questo rapporto è un dramma? Beh, perché il rapporto con l'altro non è mai un dato di fatto e soprattutto non è mai nulla di semplice e di pacifico, anzi è esattamente l'opposto. Proviamo quindi a costruire questo ragionamento sillogistico. Prima premessa, se la persona è relazione. Seconda premessa, se la relazione non è frutto di una scelta, né un attributo che si aggiunga dopo il costituirsi dell'io, conclusione, allora la negazione di questa struttura porta necessariamente alla negazione dell'essere persona. L'uomo non c'è più, cessa di essere e rimane solo la cosa. È a questo punto che quindi entra in gioco lei, la legge. La legge deve salvaguardare la persona da due rischi. Il primo, quello di una libertà che si fa assoluta, ovvero sciolta da ogni legame, da ogni limite, e cioè la libertà come puro arbitrio. Il secondo, quello di una rinuncia alla libertà in nome di una relazione come fusione, e cioè la perdita della propria unicità che viene assorbita in un tutto omogeneo, in un'unità indifferenziata e totalitaria. La legge, quindi, che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe raccordare la libertà alla comunità. Bene, grazie. Diamo ora la parola per l'antitesi alla Digna Verba. Prego. Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettano che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa? Le leggi. Le leggi, a parer nostro, sono un modo molto efficiente che noi, come società, abbiamo trovato per poter ambire una libertà totale. Una libertà totale che di per sé è infinita. L'uomo è a conoscenza da sempre dell'infinito, quasi da sempre. Ma purtroppo non ha un modo per sperimentarlo tangibilmente. Per questo è impossibile aspirare a qualcosa di infinito in un modo assoluto. Le leggi sono appunto intervenute per poter far sì che questa libertà totale a cui noi aspiriamo potesse essere incanalata e messa all'interno di dei confini finiti che noi potessimo capire e rispettare meglio. Per questo le leggi, noi riteniamo che all'uomo sembrano essere delle limitazioni, noi riteniamo che le leggi possano solo aiutare l'uomo a essere più libero, perché se fosse libero assolutamente ambirebbe a qualcosa che non comprenderebbe perfettamente. Quindi talvolta, in dei casi di emergenza di durata limitata, è fondamentale che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa per un bene superiore. I miei compagni spiegheranno meglio successivamente come, in casi di emergenza, quali possono essere la pandemia o una situazione di guerra, sia fondamentale che una parte della popolazione rinunci alla sua libertà più totale, diventando temporaneamente cosa, per poter ambire a un bene superiore, a uno scopo più importante in quel momento. È vero però che talvolta alcuni soggetti poco onesti possono giocare su questo fatto per poter magari render conto a un guadagno personale, per poter badare al loro tornaconto personale. E provando ad ingannare la popolazione diranno che in quel momento sarà fondamentale che una parte della popolazione, se non tutta la popolazione, cessi la sua libertà diventando cosa. In questo caso è fondamentale che ci si appelli a una legge che, seppur non scritta, è condivisa e ritenuta superiore da tutti. La disobbedienza civile. In caso l'uomo sia obbligato a diventare cosa per una ragione non chiara o comunque poco lecita e poco onesta, è fondamentale che l'uomo, in una maniera più che pacifica, si limiti a disobbedire per protesta civilmente. E perché, come spiegheranno i miei compagni, una legge è giusta solo quando punta a rendere l'uomo più libero e a tutelare e salvaguardare l'uomo. Bene, grazie. Ridò la parola ai peripatetici per le argomentazioni e confutazioni all'esordio avversario. Prego, ne avete facoltà. Ok, grazie mille. Allora, i nostri avversari hanno sostenuto che ogni tanto è in caso di emergenza utile violare la libertà degli uomini. Questo poiché viene intesa la libertà come una libertà probabilmente di spostamento, come abbiamo visto durante la pandemia, ma in realtà la libertà dell'uomo non risiede soltanto nei propri spostamenti o nelle attività che può svolgere,
ma ad esempio anche nella propria libertà di pensiero, ad esempio. Infatti il motivo per cui durante i regimi totalitari, come potevano essere nazismo e fascismo, non vi fu libertà, non fu solo il fatto che le leggi venissero calate dall'alto, ma soprattutto che i gerarchi, o comunque coloro che dovevano rispettarle, non ragionavano sopra queste leggi, ma obbedivano ciecamente. Quindi le leggi che limitano l'uomo sono assolutamente una cosa positiva, però l'uomo deve saper ragionare su questo punto. Inoltre, come possiamo vedere nella Costituzione italiana, sull'articolo 11, gli stati tendono a cercare di evitare queste situazioni di guerra. Infatti l'articolo 11 cita che l'Italia ripudia la guerra. Il termine ripudio non è usato in modo casuale, infatti non si usa rifiuto ma ripudio, poiché il ripudio è usato per qualcosa che ci è appartenuto in passato. E come a sottolineare uno stacco voluto dopo la Costituzione da queste situazioni di emergenza che privavano l'uomo delle proprie libertà e dei propri diritti fondamentali. Bene, diamo ora la parola al Digna Verba per l'argomentazione di confutazione all'esordio dell'Istituto Salesiano. Prego. Buongiorno a tutti. Nella nostra prima confutazione, noi della squadra contro vorremmo innanzitutto evidenziare come nella precedente argomentazione della squadra pro sia stata una contraddizione, un'evasione da quello che è il tema proposto dal Beccaria. Infatti non vi è stata una relazione storica appropriata, quale invece intendiamo noi avere in questa confutazione. Noi riteniamo che la frase del Beccaria sia da ritenersi erronea e non appropriata, in quanto ogni qualvolta le leggi permettano che l'uomo venga reso oggetto, queste leggi sono da ritenersi ingiuste ed erronee, poiché quando la legge degrada la condizione umana invece che elevarla e quindi rende l'uomo oggetto, questa legge è ingiusta. E come disse Sant'Agostino, una legge ingiusta non è affatto una legge. Di conseguenza vorrei portare alla vostra attenzione quanto espresso nella lettera dal carcere di Birmingham di Martin Luther King, il quale dice che ogni persona ha la responsabilità non solo legale ma morale di obbedire alle leggi giuste, al contrario alla responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste. E questo è fondamentale, lo dimostra la storia. La storia come maestra di vita, come insegna nel De Oratore Cicerone, e la storia come maestra di vita tramite la lente bembiana della prova del tempo, la quale dimostra come nel periodo novecentesco accennato dalla squadra pro vi siano state determinate situazioni, quale il regime di Hitler in Germania, nelle quali delle leggi che in quel determinato contesto erano legali, erano propriamente appropriate, non permettevano ufficialmente la libertà, ma la libertà stava nel ostacolare quelle leggi, nel professare la propria libertà morale di andare contro di queste, di quindi di professare la propria disobbedienza civile. Vogliamo altresì ricordare a chi potrebbe confutare quanto noi abbiamo detto, come sempre per usare le parole di Martin Luther King: io sostengo che chi infrange una legge che la coscienza gli dice di essere ingiusta esprime in realtà il più alto rispetto della legge. Di conseguenza non è assolutamente vero che in queste situazioni chi non rispetta la legge e la ostacola per professare la propria libertà sta in realtà venendo meno a questa, anzi sta professando il più alto rispetto nei confronti di questa. Grazie. Grazie a te. Ridiamo la parola ai peripatetici per la seconda argomentazione e confutazioni alle confutazioni precedenti, argomentazioni precedenti e i loro avversari. Prego, ne avete facoltà. Ok, grazie. Allora, da quello che ho sentito della squadra contro, hanno sostenuto appunto che sostenere leggi ingiuste sia sbagliato. Ma infatti è proprio quello che dice Beccaria. Beccaria afferma che talvolta una legge riduca la persona a una cosa, viene a mancare libertà, e la mancanza di libertà è un'ingiustizia per la persona stessa. Infatti, costruiamo ad esempio un ragionamento sillogistico che gira intorno a questi tre termini: persone, libertà e leggi. Se la persona, come affermato prima nella nostra tesi, è relazione e una legge è fatta dalla persona e per la persona, allora è impossibile che la legge stia al di sopra della persona stessa, perché la legge è creata da queste persone. Infatti, com'è possibile che le leggi di Hitler, appunto, oppure una legge come la pena di morte che tolga la vita, sia una legge utile per la società,
quando la persona, appunto essendo legame e relazione, la legge di morte, la pena di morte va a tagliare quei legami, quelle relazioni che formano la società stessa. Quindi penso che la squadra contro in parte abbia sostenuto la nostra stessa tesi, cioè che è giusto difendere le libertà personali, appunto, e che bisogna andare contro queste leggi ingiuste che opprimono noi persone, esseri umani, come ad esempio le leggi dei regimi totalitari, quali fascismo e nazismo. Anche la Costituzione italiana, infatti, nell'articolo 3 inserisce il termine persona e non insiste invece su termini come individuo o cosa. Bene, diamo ora la parola al Dignaverba per l'ultima argomentazione contro riduzioni alle argomentazioni contro riduzioni avversarie. Prego, ne hai facoltà. Io porto la seconda argomentazione e in particolare vorrei confutare quanto affermato dalla squadra avversaria. Infatti il mio compagno ha sostenuto come la libertà dell'uomo sia presente anche di fronte alle leggi che lo riducono a cosa, dal momento che l'uomo ha la libertà di ribellarsi a queste leggi ingiuste. Di conseguenza, nel momento in cui l'uomo viene fatto cosa, ha la possibilità di ribellarsi, quindi ha un'ulteriore libertà. Inoltre vorrei continuare con la mia linea con la nostra linea argomentativa, secondo cui vi può essere libertà anche in quelle situazioni in cui la legge permette che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Vi sono infatti delle situazioni in cui il momentaneo cessamento di una libertà, che può essere una libertà che è riconducibile a quelli che possiamo considerare i diritti primari, possa essere appunto violata per mirare ad una libertà maggiore. È infatti fondamentale focalizzarsi su quello che è il termine libertà, su quello che intende dire la parola libertà, dal momento che in alcune situazioni è necessario comprendere come si fermino, diciamo, delle momentanee libertà per mirare ad una libertà maggiore. Nel caso della pandemia, ad esempio, è stata violata, diciamo, la libertà di movimento del singolo individuo per mirare ad un bene collettivo, per mirare ad avere una società che poteva continuare a vivere e continuare e tornare a quelli che erano i diritti fondamentali che aveva prima della violazione. In questo caso quindi la legge è vero che ha fatto l'uomo cosa, ma lo ha fatto per mirare ad un bene superiore che potesse ricondurlo alle sue attività primarie. Questo è anche citato nella Costituzione italiana, in particolare nell'articolo 16, in cui proprio si fa riferimento alle situazioni pandemiche. Grazie mille, adesso lascio lo spazio alle due squadre per l'epilogo finale, con il quale cercheranno chiaramente di convincere la giuria delle bontà delle proprie tesi, e quindi per questo motivo do la parola ai peripatetici per l'inizio del loro epilogo. Prego, ne avete facoltà, potete iniziare. Buongiorno a tutti. L'uomo quindi può veramente cessare di essere persona e diventare cosa? Il termine cosa è un termine generico che acquista determinazione solo in base al contesto. Una cosa non può ribellarsi. Per Sartre le cose sono esseri in sé, sono un tutto pieno, non c'è spazio, non c'è vuoto. L'essere umano invece è un nulla, ma non un nulla in senso negativo, bensì in senso positivo, proprio perché c'è qualcosa nell'essere umano che deve essere e può essere ancora scritto. L'essere umano non è riducibile ad un ente già stabilito. Le cose sono statiche, ferme, gli esseri umani sono flessibili. Ma quindi andiamo proprio alla ricerca del significato etimologico del termine persona. Il termine persona deriva dal greco prosophon, traducibile con volto. Dietro a un volto c'è un nome, una storia, una trama di relazioni. La legge non può dimenticarsi che sta avendo a che fare con quel volto. Non è forse proprio vero che il termine giurisprudenza deriva dal greco pronesis, dalla traduzione latina di prudenza? La prudenza è una delle virtù etiche più importanti per Aristotele, e quindi la giurisprudenza è proprio la saggezza del diritto, ovvero la capacità di calare l'universale, e quindi le leggi, nei casi particolari. La giurisprudenza
non è tanto più giusta e corretta quanto più prescinde dai casi particolari, ma quanto più è in grado di tenerne conto. Ma dunque, che cos'è la legge e qual è il suo ruolo? La legge a legame, la legge a relazione. E noi in quanto esseri umani, in quanto tali, siamo legame e relazione. Il suo ruolo è dunque quello di raccordare comunità a libertà. Libertà intesa come contraddizione, perché la libertà è allo stesso tempo angoscia e aspirazione. Angoscia perché l'uomo è condannato a scegliere, ma allo stesso tempo questa scelta lo rende vivo. Qual è dunque il ruolo della legge e quando è giusta? È giusta se è in grado di trovare un equilibrio tra la fredda legge dello Stato, del Tebano Creonte nel mito dell'Antigone, e la legge del sangue. Dunque, la legge è giusta se è in grado di tener conto di futuro e avvenire. Futuro che è certo, già stabilito. L'avvenire che è incerto, frutto di un cambiamento, di una crescita personale. La legge deve dunque favorire l'avvenire e determinare il futuro. Non è dunque vero che la legge risulta essere ingiusta se tiene conto della persona. E forse, per fermare la violenza, sarebbe necessario favorire la parola e il dialogo del singolo, in onore dell'ascolto altrui. Grazie mille. Diamo ora la parola al Digne Verba per l'epilogo finale. Grazie. Buongiorno. Io volevo concludere affermando che vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Poiché noi possiamo definire le leggi come delle situazioni che devono tutelare la libertà del singolo e della società. Di conseguenza, per riuscire a tutelare i propri diritti e la libertà, devono essere imposti dei paletti per la collettività. E nel momento in cui la legge non tutela la libertà, diventa semplicemente una regola sbagliata ed è dovere collettivo ribellarsi per il bene. Poiché quando l'ingiustizia diventa legge, la ribellione diventa dovere. E ad esempio volevo fare l'esempio della guerra, dove l'uomo diventa un mezzo, un'arma, e possiamo dire che il fine giustifica i mezzi in questo caso, perché il fine è la libertà e il mezzo è l'uomo, che è il tramite per arrivare alla libertà assoluta. E, ad esempio, prima gli avversari hanno fatto l'esempio dell'uomo come animale indeterminato, cosa alla quale io non sono d'accordo, poiché gli animali hanno una libertà assoluta, poiché non vivono in una comunità. E difatti vige la legge del più forte, di conseguenza il singolo individuo vuole solamente prevaricare sugli altri. Questo non tutela la libertà di nessun altro, tranne che del singolo. Di conseguenza, ad esempio in guerra, l'uomo è uno strumento e ha il divieto di pensare, sì, è vero, ma non è vero che non ha la libertà di pensiero, poiché se avesse semplicemente il divieto di pensare, non ci sarebbero mai state ribellioni. Invece, proprio perché ha la libertà di pensiero, l'uomo riconosce i propri ideali e si sente in dovere, ed è in dovere, di contrastare queste leggi ingiuste. E per il contratto sociale il cittadino affida i propri diritti allo Stato, così che lo Stato lo possa tutelare. E per tutelare questi diritti spesso e volentieri vengono imposti dei paletti che limitano certe libertà per riuscire a tutelare la libertà della società e del collettivo. Proprio come abbiamo visto durante il periodo di quarantena, che per tutelare gli anziani, ad esempio noi giovani che eravamo in una situazione di possibile libertà, dove potevamo essere molto più liberi di loro, abbiamo dovuto anche noi, per contratto sociale, tutelare la libertà altrua, di conseguenza ci siamo limitati da questo punto di vista. Grazie mille. Adesso devo dare il tempo alla giuria per poter decidere. Io chiaramente purtroppo sono un soggetto coinvolto e devo dire che mi sono anche emozionato per i miei ragazzi, che secondo me sono tutti meritevoli di superare il turno, sono stati bravissimi, faccio i complimenti a tutti quelli che sono intervenuti, faccio i complimenti anche agli insegnanti che hanno aiutato nel lavoro e si vede in un ottimo lavoro, direi. Non posso dirlo perché dovrei essere super partes, ma siccome lo dico in favore di entrambe le squadre lo posso dire, perché credo che il livello che oggi abbiamo
seguito nella disputa, anche nelle parti centrali della disputa, che sono i più delicati, devo dire che ha avuto un altro innalzamento in senso positivo, perché credo che ci si è anche un po' più confrontati nella difficoltà di fare una disputa così, per cui veramente io non so neanche cosa dire, perché chiaramente sono purtroppo anche dispiaciuto che una delle mie due squadre se ne andrà. Purtroppo questo sorteggio è stato, ahimè, triste per noi, perché io mi auguravo di portare avanti tutte le mie squadre, però questa fa parte della logica di questo gioco. Ma io credo che mi fa già piacere che già nella prima disputa, a prescindere da chi sarà il vincitore, voi abbiate già raggiunto questo livello. Vuol dire che insieme noi, io e voi, soprattutto voi, perché il lavoro l'avete fatto voi e i vostri insegnanti, avete fatto un buonissimo lavoro, avete raggiunto un ottimo livello, e sono sicuro che chi andrà avanti certamente avrà la possibilità di misurarsi ancora, ma anche chi rimarrà indietro ha già un'esperienza che poi ripeteremo, perché non sarà unica. Io peraltro mi sono offerto per le squadre milanesi che sono state eliminate di fare una successiva disputa per le due squadre eliminate, perché mi sembra giusto che possano avere un'ulteriore occasione di coltivare questo gioco e questa disputa, che tanto, voglio dire, può essere divertente e coinvolgente. Per cui adesso io do il termine alla giuria per poter dire. Ci siamo tutti? Sì. Allora, ragazzi, complimenti davvero, perché francamente, allora, abbiamo scelto ci abbiamo messo meno di altre volte nella decisione, ma più che altro perché eravamo tutti d'accordo sul fatto che foste proprio bravi, 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 bravi. E devo dire, siete pronti per fare anche qualcosa di un po' più importante. E mi sento anche di dire che siete più bravi di altri nostri colleghi. Quindi è vero, Stagione, brava! Sinceramente, tanti complimenti. Quindi anche qua la vittoria è per un punto. L'argomento che ci ha convinto di più è stato la parte che riguardava, cioè quello che ha fatto la differenza è stata la disposizione, quindi la capacità di esporre e di declinare le vostre argomentazioni, la scelta dei ragionamenti che avete proposto, perché devo dire, su tutto il resto siete andati veramente a pari merito. Con il massimo dei voti, peraltro. Con il massimo dei voti. Quindi, ragazzi, tanti complimenti, anche se uno di voi purtroppo non sarà il vincitore. Quindi vado? Devo dire anche il punteggio? Se proprio dobbiamo, sì, cioè nel senso. No. Allora, comunque, per un punto vince la squadra dei Salesiani, dell'Istituto dei Salesiani. Mi dispiace tanto per il Leonardo, perché devo dire sono stati molto molto bravi. Faccio i complimenti al ragazzo con la maglia gialla, che è stato particolarmente bravo, non so come si chiama, che intravedo qua nella... Sono stati bravi tutti, però devo dire anche lui mi ha colpito particolarmente. È stata una battaglia dura e purtroppo uno doveva vincere, e abbiamo scelto i Salesiani. Bene. Ecco, anche a me. Dovevo dare la vittoria. No, ma scusa, ma io sono dispiaciuto, perché sai che, voglio dire, sto perdo la mia creatura, quindi alla fine lo sai che, però devo dire che io so. Daniele, se tu ci dici che possiamo rivedere il punteggio. No, lo so, guarda, sono già io, però crocifisso da tutte, perché poi io ovviamente ricevo. No, ma io capisco, no, dico semplicemente, io posso dire una cosa, l'hai già detta tu, che hai brillantemente commentato. Io conosco anche tra l'altro la capacità e l'equilibrio di questa giuria, per cui conosco tutti i componenti, e quindi so che la valutazione è stata veramente difficile, e come lo sta per me stesso, che ho dovuto vedere i ragazzi dopo averli preparati, quindi non avrei scelto neanch'io, con difficoltà avrei scelto, però mi sento veramente di dire, siccome ho visto un po' di dispute, che oggi sono contento del risultato che abbiamo ottenuto noi come diciamo un comitato organizzatore, perché siamo riusciti già a raggiungere un buonissimo livello in questa fase, quindi questo è un motivo per noi di vanto, e anche sono contento, e ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi e ai docenti per come hanno preparato i ragazzi, e vedo che stiamo entrando nello spirito di questo gioco con un criterio che, come giustamente ha detto il Presidente, spesso non vediamo neanche tra altri colleghi, la capacità di disputare e di analizzare gli argomenti e le controdeduzioni con tanti particolari e con tanti anche
riferimenti filosofici e giuridici. Per cui, niente, io non so cosa dire. Allora, queste qua erano due squadre che avrebbero dovuto proseguire. Purtroppo il sorteggio ha dato questo infausto abbinamento. Ripeto, io comunque per le due squadre, sia per questa squadra che per l'altra squadra eliminata, offrirò un'altra disputa, chiaramente, perché mi sembra sarà un piacere. Se poi la giuria ci darà la possibilità di partecipare, risentire ancora i ragazzi un'altra volta, vedere... confrontarsi un'altra volta fuori da questo torneo, io lo organizzerò, mi attiverò per organizzarlo. Mi spiace veramente tanto e faccio i complimenti ai vincitori e ai complimenti anche a chi ha perso, perché ha perso solo per un punto, ma ha vinto nello spirito del torneo e nello spirito della disputa soprattutto. Ragazzi, è stato più difficile per noi che per voi, credetemi. Complimenti davvero e complimenti a chi vi ha preparato. Grazie a tutti. Complimenti. Saluto tutti e ringrazio la giuria per l'aiuto e la pazienza. E ringrazio tutti i ragazzi e tutti i docenti che hanno seguito la preparazione. E in bocca al lupo per il futuro a tutti. Grazie. Grazie. No, comunque secondo me. Grazie.